Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa stola Infinity molto calda e graziosa che ho deciso di chiamare Soffio Blu. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato due filati. Per realizzare la vera e propria stola, ho utilizzato il filato della DMC linea Revolution o Revelation, non so come si deve pronunciare. Vabbè, è un gomitolone da 150 grammi che misura 520 metri. Io ho utilizzato il colore 211, che è questo colore dello sfumato dal blu chiaro al blu scuro, che io adoro, è veramente bellissimo. Mentre per realizzare il bordino effetto pelliccia, ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Cincilla Lux. Il colore che ho scelto io è il colore Tiffany. Avrei potuto optare anche per quell'ottaneo, ma io volevo che il bordino risaltasse, quindi si distaccasse dalla stola, e per questo ho optato per un colore più chiaro, che è quindi il colore Tiffany. Questo gomitolo è da 150, scusatemi, è da 100 grammi e misura 170 metri. Per poter realizzare questa stola, che è una stola taglia S, io ho utilizzato un gomitolo del Revelation e un gomitolo del Cincilla Lux, e la stola è venuta larga circa 113 cm. Quindi mi raccomando, se voi la volete più larga rispetto a me, vi dico già che dovete andare a comprare per forza un altro filato, un altro gomitolo della DMC, mentre per quanto riguarda il Cincilla Lux, un gomitolo basta, anche perché io ne ho usato solo metà. Con l'altra parte mi è avanzata, ho intenzione di fare un bordino per un altro progetto che sto realizzando. La stola, come vi ho detto, è larga 100, è lunga 113 cm, quindi è un rettangolo lungo 113 cm, e io per poterlo realizzare ho lavorato con un cerchio numero 5 e ho dato vita a questo motivo che ricorda tante bolle oppure dei tanti segmenti. È veramente molto carino e particolare, e sono quattro giri che vanno sempre ripetuti. Una volta terminata questa stola, si fa questo rettangolo, si vanno a combaciare i lati più corti, uno si mette sotto sopra, cioè quindi si inverte, in modo tale da creare poi l'incrocio qui davanti. Se vedete dietro, dove vedete la striscia che io ho realizzato, ho coperto con il filato della Cincilla Lux, lì c'era la cucitura. Ho preferito coprirla, ma al tempo stesso richiamare, diciamo, l'attenzione mettendoci sopra il Cincilla Lux, proprio perché non mi piaceva che si vedesse che era una cucitura, mentre così è più carina e sfiziosa, appunto perché abbiamo questo effetto pelliccia che comunque abbiamo anche nel bordino. Il bordino l'ho realizzato facendo dei semplici giri di maglie basse, in totale ne ho realizzati 3. Voi potete fare naturalmente il bordino anche più alto, tipo ne potete fare anche 5-6 giri, come preferite, a seconda di come volete far venire il bordino. Io non volevo qualcosa che il bordino diventasse più importante della stola, per questo mi sono fermata a fare soltanto 3 giri. Come potete vedere, comunque il bordino è venuto piccolo perché il Cincilla Lux è un filato, anche se effetto pelliccia, molto sottile. Detto ciò, spero che anche questa semplice e velocissima creazione da fare vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spruzzare, oppure mi potete trovare su Instagram come Elsa Faccio o come Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Revolution, che è il gomitolone, questo gomitolone che vedete qui da 150 grammi. Il colore che ho scelto io, mi sembra che vado a leggere, sì, è il 211. Allora, io ho montato 81 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6, a cui poi alla fine vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Per questo io ne ho montate 81, un multiplo di 6, a cui poi ho aggiunto 3 catenelle, appunto per avere l'inizio uguale alla fine. E andiamo a fare il primo giro, che è semplicissimo e consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle 81 catenelle, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. Vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella maglia alta nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Catenella successiva, terza maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3.
salto 3 catenelle, entro nella quarta e ricomincio da capo andando a fare la prima delle mie 3 maglie alte, quindi una, vado nella catenella successiva 2, vado nella catenella successiva 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, salto le ultime 3 catenelle di base e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte. Quindi una, catenella successiva 2, catenella successiva 3. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre, catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte, una, due, tre. 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Questo qui è quello che devo ripetere per tutto il mio secondo giro. Quindi prendo il filo, vado direttamente dove ho l'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E ricomincio da capo, quindi entro nell'archetto, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1. 2 e 3. Ops, ho fatto un nodino. Ecco. E 3. Prendo il filo e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte, vado a fare una catenella. Prendo il filo, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Quello che andremo a fare adesso lo ripeteremo per tutto il terzo giro. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il mio quarto giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte e le 3 catenelle. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva che è la terza, che era la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quarto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3.
prendo il filo e quello che vado a fare lo faccio per tutto il quarto giro. Entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte. 1 2 3, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3, e ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3, prendo il filo e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il mio quarto giro. Ho fatto le 3 maglie alte e vado a fare, prendo il filo, entro nell'archetto e vado a fare altre 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle di separazione, 1 2, prendo il filo, conto le catenelle 1 2 3, partendo dal basso che equivale nella, entro nella terza che quindi equivale alla mia prima maglia alta, e faccio una maglia alta. Bene, ho terminato così anche il mio quarto e ultimo giro. Adesso si ricomincia dal primo, quindi i giri da fare sono 4, e vi faccio rivedere come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto a quella precedente. Ma è semplicissimo, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 1 2, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, e si ricomincia, archetto di 2 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3. Quindi sto ripetendo il primo giro. Voglio solo ricordarvi che per terminare il primo giro andrete a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, e l'ultima maglia alta, quindi la terza, la farete all'interno della terza catenella. E quindi questo è il primo giro. Come vedete si formeranno queste sorti di bolle, adesso non si vedono ancora bene, ma lavorandolo si vedranno ulteriormente. Ecco, le vedete, qui si vede già meglio. E io vi dirò alla fine quanto l'ho fatta lunga questa stola. Non l'ho fatta larghissima, in realtà è una mini stola che voglio che mi funge soprattutto da maxi sciarpone più che da stola. Comunque adesso continuerò a lavorare, alla fine vi dirò quanto l'ho fatta lunga. Vediamo con un gomitolo solo se riusciamo ad ottenere l'effetto che voglio. Allora, io ho terminato la mia stola, ossia ho terminato il gomitolone del Revelation, non mi ricordo mai come si pronuncia, e la stola in questo momento è lunga 113 cm. Se volete fare la classica stola dovete andare a prendere un secondo gomitolo, ma io ho deciso di fare una stola infinity, quindi ho lavorato la parte, qui non ho spezzato il filo, vedete, perché poi lo userò per fare, passerò con l'ago per poter cucire, ma per creare la nostra stola infinity io ho deciso che qui farò l'incrocio, quindi non andrò a cucire tirandola come abbiamo fatto per la stola wedding, ma vedete adesso inverto sotto sopra questo lato, scusatemi, e adesso vado a cucire l'estremità in modo tale appunto da creare, vedete, questo effetto qui sulla stola. Quindi, come vi ho detto, adesso io andrò a cucire. Non so ancora se poi rifinirò l'intera stola con un gomitolo di Cincilla Lux. Devo ancora un po' decidere, una volta che ho finito la stola, se voglio dargli quel tocco di eleganza in più o lasciarla così con me. Naturalmente vi farò sapere. Per ora vado a cucire i due lembi, quindi ricordatevi di mettere sotto sopra un lato e poi andiamo a cucire i due lembi.
Allora, come vedete, questa è la mia stola incrociata e ho iniziato a fare il bordino con il Cincilla Luxe. Il colore che ho scelto è il colore Tiffany. Non volevo il blu notte, non volevo l'altra tonalità di blu perché le assomigliava troppo, volevo un blu che staccasse, quindi ho scelto questo che è il colore Tiffany. E sto, come potete vedere, lavorando. Per lavorare io sono andata a fare una maglia bassa dove ho la maglia alta orizzontale e una maglia bassa dove ho il sforellino piccolo, quindi una semplice maglia bassa dove abbiamo la maglia alta orizzontale e una nel forellino che si crea tra le maglie alte orizzontali, e lavorando attorno vedrete che farete tutto il bordo attorno, proprio perché abbiamo l'incrocio a X, quindi vi permette di fare la lavorazione tutto intorno. E adesso io sto facendo anche una cosa, sto qui per mi giro bene così vi faccio vedere. Questa è dove ho la cucitura che va dietro e la volevo coprire, e quindi sto facendo sempre delle maglie basse, prendendo tipo la cucitura, vedete, faccio delle maglie basse, dopo ve lo faccio vedere meglio, in modo tale da coprire la cucitura dietro. Adesso vi faccio vedere come sto lavorando in modo tale da rendervi più conto e poterlo fare anche voi. Eccomi, vedete, io qui ho la cucitura, sto lavorando in questa maniera. Vado, quindi faccio delle maglie basse, quindi vedete qui ho la maglia alta, qui vado dietro dove ho l'altra maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Quindi vedete, lavoro prendendo entrambe le parti sia dietro che avanti, vedete qui ho l'archetto e ho la cucitura e faccio una maglia bassa in questa maniera, prendendo sia avanti che dietro il mio filato e facendo una maglia bassa, in modo tale che, vedete, se io vado ad allargare si vede la striscia di pelliccia ma non si vede più la cucitura, e mi piaceva l'effetto di coprire la cucitura, quindi io continuo così per tutta la cucitura fino ad arrivare in fondo e poi deciderò se fare un altro giro di maglie basse, perché io faccio tutte maglie basse, quindi se fare un altro giro di maglie basse per il bordo. In realtà devo vedere un attimo, mi piacerebbe fare anche un secondo giro di filato, ne ho tantissimo perché ho usato un gomitolo, avevo preso questo colore perché ho intenzione di usarlo anche per rifinire un altro progetto che sto facendo, e quindi posso anche fare un altro giro. Devo ancora un po' decidere se fare un altro giro, naturalmente vi farò sapere, se mi dimentico di farvelo sapere ve l'avrò detto sicuramente a inizio video quando vi presento la creazione. Per adesso continuo comunque a coprire la mia cucitura con questo effetto pelliccia e poi possiamo dire che la nostra stola Infinity è terminata.